Ok. Intanto che si connettono le persone, un occhio. Siamo online adesso. Bene. Ecco qua. Bene, ciao a tutti intanto, le persone che si stanno collegando, aspettiamo ancora qualche momento che si colleghino più persone. Buonasera. Ecco, ci siamo quasi, che si stanno collegando, vedo. Eccoci qua. Bene. Allora, buonasera a tutti. Bentornati alla Società dello Zolfo, agli incontri della Società dello Zolfo. Stasera abbiamo ospite Silvia Pepe, che salutiamo. Prima di introdurvi la relatrice di stasera, faccio due parole come al solito. Intanto vi auguro un felice equinozio a tutti in questo 22 di settembre. Abbiamo deciso questa data proprio per iniziare le attività con la Società dello Zolfo della nuova stagione, che si sono concluse tra l'altro in realtà a tardo agosto, dove abbiamo avuto il seminario di Chaos Magic con Agave von Tullien. E, come avete capito, abbiamo deciso di continuare il ciclo di conferenze online che abbiamo iniziato durante la quarantena, cosa che manterremo quindi con due incontri, 2/3 incontri mensili con diversi relatori e abbiamo scelto di iniziare proprio con un argomento che in tanti ci avete chiesto, che è proprio quello di parlare di Dion Fortune, di cui si occuperà Silvia, che è una delle massime esperte qui in Europa. E per chi ancora non lo sapesse, con la Società dello Zolfo siamo un centro di studi e di ricerche sull'occultismo e l'esoterismo. Siamo attivi da circa 5 anni e ci occupiamo fondamentalmente di organizzare conferenze, corsi che riguardano appunto l'esoterismo e l'occultismo a 360 gradi. Vi ricordo anche che abbiamo iniziato fondamentalmente ad accettare dei soci sostenitori. Per diventare socio sostenitore della Società dello Zolfo basta fare una donazione a un indirizzo che poi vi metterò qua in sovraimpressione, un indirizzo di PayPal, potete donare da 10 euro a quanto volete. E, donando e diventando socio sostenitore avrete diritto a degli sconti sui nostri corsi, all'inserimento nella nostra mailing list privata e a 4 conferenze annuali che si terranno solo per i soci sostenitori. La cosa dei soci sostenitori ci dà una mano, non tanto nelle nostre attività che faremo comunque, ma ad aiutare a supportare un progetto che siamo dietro da più di un anno, che è un progetto editoriale di cui non vediamo l'ora di parlarvi e che si sta sempre più sviluppando. Vi dico anche che come prossimi eventi, nei prossimi giorni, finalmente annunceremo alcune cose che abbiamo a cuore, come il prossimo convegno di esoterismo nazionale, l'Alba d'Occidente, l'Occult Conclave, il convegno sull'occultismo che facciamo, ed altre varie cose che sono proprio in dirittura d'arrivo. Mentre invece, per chi volesse, sono ancora disponibili alcuni posti per il corso di tarocchi dal vivo tenuto da me,
che sarà tenuto a Castiglione delle Stiviere, che è in provincia di Mantova, e partirà questo giovedì. Nel caso foste interessati, basta che ci mandate una mail. Bene, ora che vi ho detto queste cose, direi che è giunto il tempo di presentarvi il relatore di stasera, Silvia, e vi dico due parole su di lei. Allora, Silvia Pepe è a tutt'oggi la maggiore studiosa di Dion Fortun e la maggiore interprete del suo sentiero. Dopo aver trascorso la prima parte della sua vita lavorando in alcuni reparti degli ospedali italiani e privatamente, seguendo i principi della medicina metafisica ed esoterica, ha proseguito sul sentiero iniziatico seguendo la via di Dion Fortun. A seguito dei suoi studi relativi alla vita di Dion Fortun, ha deciso di riscoprire la documentazione inedita e di dedicare completamente la sua vita continuando l'opera che Dion Fortun aveva prematuramente interrotto a causa della sua inaspettata morte. In questi ultimi anni così sono nati due templi, uno in Inghilterra e il secondo in Italia. Infatti Silvia è anche la sacerdotessa del Dawn of Inner Light, traduttrice di alcune opere di Dion Fortun come La formazione e il lavoro di un iniziato, La cabala mistica, La dottrina cosmica, e autrice di libri di metafisica ed esoterica e del commentario alla cabala mistica. Quindi direi che abbiamo con noi una persona che è, direi, molto ferrata sull'argomento che tratteremo stasera. Quindi ancora ciao, intanto e benvenuta, ti ringraziamo tantissimo di essere qui con noi stasera, Silvia. Grazie Dorian, grazie a voi. E direi di partire subito con una domanda semplice per le persone appunto che sono qua in ascolto. Una domanda semplice di introduzione che è fondamentalmente: chi era Dion Fortun, no? Nel senso che è un'autrice che tantissimi conoscono, prima parlavamo anche con Simone e gli altri membri della Società dello Zolfo, che è un'autrice di cui spesso si conosce solo la cabala mistica o poco altro, mentre invece sappiamo che è stata una delle più grandi occultiste di sempre. E quindi appunto vogliamo addentrarci un po' di più. Quindi la prima domanda è: parlaci un po' di chi era Dion Fortun. Certo, intanto grazie Dorian, sono veramente grata di essere qui con voi e sono veramente felice di questa opportunità, ossia di poter parlare non solo di chi era Dion Fortun, ma delle sue opere, della sua vita, di ciò che ha veramente fatto, che come giustamente dicevi tu è un po' rimasta, nell'ombra, proprio perché sono state messe in risalto altre figure. Diciamo che Dion Fortun è anche nata in un'epoca in cui ci si era appena affacciati a nuove risorse e che le donne un secolo fa, qui in Inghilterra, così come in altre parti del mondo, non venivano considerate granché, soprattutto in questo ambito, in ambito esoterico. E poi ci sono state comunque delle figure di spicco. Il Sud Inghilterra un centinaio di anni fa, quindi un secolo fa più o meno, era ancora molto legato alle tradizioni e quindi, come detto prima, ad esempio le donne non avevano alcuni diritti e alcuni argomenti erano dedicati, erano proprio solo per gli uomini. Le arti magiche, soprattutto se una donna prendeva parte ad una strada che si poteva chiamare esoterica, un sentiero iniziatico, veniva considerata una poco di buono, comunque una persona molto strana, perché le donne si occupavano all'epoca della famiglia, dei figli, dei mariti e quant'altro. Insomma, nonostante tutti questi preconcetti che erano tipici dell'epoca, Dion Fortun è spiccata, è emersa. E ha fatto veramente molto. Dunque, tornerei un attimo indietro proprio perché per comprendere come mai Dion Fortun è arrivata
ad essere un esoterista, non solo un occultista, in termini magici veramente molto potente. Dunque, lei nasce il 6 dicembre 1890 in Galles e viene cresciuta da una famiglia, diciamo, abbastanza benestante, e lei inizia ad avere, quindi a riferire alla sua mamma, che aveva visioni e ricordi di vite passate. Non era molto usuale all'epoca che una bambina di circa 4 anni potesse evidenziare dei ricordi di vite passate, ma la mamma, che comprendeva bene questo discorso, ossia al limite possiamo dire che lo imbastisse, ma comunque non lo occultava, diciamo che ha evidenziato queste sue potenzialità, quindi l'ha accompagnata ad essere quello che poi è diventata. Crescendo, lei è andata, questi sono i fatti salienti ovviamente, perché poi ce ne sono tanti, tanti altri, però il tempo che abbiamo non ci consente di andare minuziosamente a vedere questo. Crescendo, lei è andata allo Student College, e lì ha avuto purtroppo una brutta esperienza col direttore di questa scuola, il dottor Lilias Hamilton. Lui era, diciamo, un esperto, aveva, posso dire, conoscenze occulte più che un esperto, si intendeva di ipnosi, e lo utilizzava queste tecniche in modo non molto corretto, tant'è che derubò gli studenti dei suoi soldi, ma non solo. Diciamo che tendeva a appropriarsi di una tecnica che non gli consentiva di viaggiare sul sentiero della mano destra, giusto per. Rovinò la reputazione di molti studenti, indicando loro di compiere degli atti che possiamo definire malvagi, e quando Violet, quindi Dion Fortune, il suo nome è Violet, scoprì questo, decise di andarsene. Ma il direttore non le consentì questo, quindi lei ebbe un crollo, diciamo, fisico e psicologico di fronte a questi attacchi ripetuti di questo direttore, che la portò poi ad una depressione, ecco, ad essere, come dire, in disequilibrio con se stessa. Perché sottolineo questo episodio? Perché da questo attacco è nato molto di quello che poi è divenuta Dion Fortune. Tant'è che lei scrisse anche l'autodifesa psichica da questo episodio. Si ristabilì un po', diciamo, con gli anni, anche se non passò mai questo tipo di disequilibrio che portava al suo interno, e lei, essendo stata veramente molto sensibile a tutto questo filone, questa dimensione, lo sentiva, lo avvertiva molto. E quindi andò alla ricerca, quindi questo è veramente molto importante, perché l'ha portata a studiare, ma non solo, a mettere in pratica alcune tecniche, diciamo, per ristabilirsi. Una di queste è ad esempio la meditazione. Tutto questo la portò a incontrare, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, ossia nel 1917, il dottor Moriarty, che fu veramente molto importante per Dion Fortune, poiché era non solo un mago occultista veramente molto bravo, direi eccelso, ma si intendeva, aveva un interesse particolare anche per la psicologia e la guarigione esoterica. Quindi Dion Fortune lo seguì alla lettera e diciamo che è cresciuta con lui, è cresciuta e ha determinato quello che poi appunto è stata l'evoluzione sui piani interiori di Dion Fortune stessa.
Moriarty sapeva addirittura leggere l'aura, proiettare il suo corpo astrale, quindi ha insegnato veramente molte cose di Ion Fortune, a fare apparire addirittura oggetti nella stanza provenienti da luoghi sconosciuti. Quindi non solo era diciamo così, tanto per dire, un potente mago, ma sapeva addirittura rielaborare delle energie, delle vibrazioni che generalmente si lasciano in eterico in Malkuth, quindi le portava a terra, le rendeva dimensionali. E questo noi sappiamo che è veramente molto importante per in un concetto esoterico di magia. Ecco, quindi questo Ion Fortune è cresciuta con Moriarty, tant'è che anche questo episodio, diciamo questa scuola più che episodio, l'ha portata a scrivere poi un libro che è il famosissimo Dottor Taverner. Dunque, questo è successo nel 1926, lei scrisse tutta una serie di racconti su di lui, che però non possiamo definire racconto in sé, poiché sono cose realmente accadute. Quindi lei in questo libro cita episodi realmente accaduti che Moriarty, che appunto ha appreso nella scuola di Moriarty, e non solo, con cui Moriarty curava e appunto insegnava. Quindi lei da questa scuola, adesso riassunta in poche parole, ebbe dei sogni vividi e dei viaggi, dei piccoli viaggi astrali, imparò veramente molto, e non solo, tutto questo le consentì di andare a vedere quello che erano le sue vite precedenti, cosa che già aveva per istinto, abbiamo detto prima, quando era piccola, all'età di 4 anni, già lei sapeva di essere stata una sacerdotessa di Atlantide. Allora, dopo questo insegnamento, questo approccio agli astrali con Moriarty, lei imparò quello che è il vero viaggio astrale, ossia il riconnettersi alle vite passate non soltanto per andare a vedere chi siamo stati, ma per valutare le opportunità che abbiamo in questa vita, ovviamente rispetto a quello che è accaduto. Quindi molto le tornava alla mente, molto ha sviluppato, e non è soltanto rimasto nel sé superiore, ma è anche confluito nel sé inferiore, ossia lei ha potuto diciamo fare uso di questo tipo di viaggio memorico in forma reale. Quindi ha iniziato a ricordare dei rituali, delle opere magiche, diciamo che è andata oltre la teoria. Qui ha iniziato ha incontrato Golden Dawn, quindi noi sappiamo che Golden Dawn è l'ordine ermetico che conosciamo, che esiste ancora tutt'oggi, e ha voluto intraprendere questa strada. Ha asserito che dopo la prima iniziazione di cerimonia in Golden Dawn, la sua aura, che era rimasta danneggiata da quell'episodio di attacco del direttore del college, è stata completamente guarita. E questo è stato un altro episodio che ha segnato il suo percorso da occultista. In quell'occasione, tra l'altro, e non è, secondo me, questa è una cosa da ricordare, lei scelse il suo nome magico, perché fino allora lei era Violet Mary Firth. Da quel giorno in poi era Ion Fortune, è stata Ion Fortune. Quindi in quel momento, tra l'altro, ecco, in quell'epoca lei ha incontrato una di quelle persone che è rimasta poi non solo la sua tutor, ma la sua amica per la vita, con cui ha elaborato concetti magici, ha messo a punto alcuni rituali nuovi ed è cresciuta insieme a lei fino a quando non ha aperto appunto la sua egregore Inner Light. Quindi questa insegnante, che è Mahia Trunkel, è stata per lei di nuovo
una grande linea guida, un po' come il dottor Moriarty. Ecco. Questa donna, Maria, insegnò a Dion Fortune la vera e propria trance medianica. Quindi Dion Fortune iniziò, dopo la Golden Dawn, a fare dei passi, diciamo, in solitudine con la trance medianica. E tra l'altro fu proprio in quel periodo, dal 1920 in poi, che scrisse La filosofia esoterica dell'amore e del matrimonio, e anche questo è un punto molto importante, subito dopo Occultismo sano, e per questo motivo fu espulsa da Golden Dawn, poiché Moina Matters non era d'accordo con quello che lei scrisse, in quanto aveva, secondo lei, Dion Fortune aveva estrapolato dei segreti dei misteri maggiori della Golden Dawn e li aveva trasmessi al pubblico. In effetti non poteva essere così, poiché Dion Fortune non aveva ancora un grado elevato in Golden Dawn che le avesse permesso di trascrivere simili segreti. Questi erano suoi concetti che lei aveva elaborato insieme alla sua tutor Mahia e in solitudine, come ho detto prima. Purtroppo, o forse chi lo sa, così doveva andare, lei è stata espulsa da Golden Dawn. Questo le ha permesso di andare oltre nei suoi studi, di elaborare delle tecniche realmente sue, e poi fino al 1924, in cui formò la sua società segreta Inner Life Fraternity. E nel 1922 incontrò Charles Well, questi sono tutti episodi veramente molto importanti, e incontrò Charles. Charles fu colui che poi comprò i templi a Dion Fortune ed elaborò molti dei rituali che tutt'oggi vengono fatti, appunto, vengono eseguiti nell'ordine di Dion Fortune. E lui era, diciamo, una persona, tra virgolette, normale, che Dion Fortune istruì e portò ad un livello veramente molto, molto alto. E fu uno dei suoi migliori maghi, insieme al marito di Dion Fortune, colui che poi, Perry Evans, che Dion Fortune sposò nel 1927. Nell'aprile del 1927. E tornando al concetto precedente, in Inghilterra in quel periodo, purtroppo, ma non solo in Inghilterra, c'era un concetto di donna per cui venivano stabilite certe regole oltre cui non si poteva andare. Noi sappiamo che Dion Fortune è stata non solo una grande maga, ma si interessava anche di polarità, quindi utilizzava il sesso esoterico, possiamo definirlo così, o l'unione magica, come meglio si crede, per arrivare a vibrare in certi piani, su certi piani, e raccogliere, unire, unificare certe energie che permettono di andare oltre il duale. E solo in polarità si riescono ad unire queste vibrazioni, che divengono poi veramente una potenza. Però proprio per questo motivo lei era additata, quindi non si sentiva protetta, era continuamente accusata da parte delle persone, ma non solo, era attaccata proprio da alcune altre entità. Quindi lei ha confermato che ha sposato Perry Evans, che tra l'altro era un medico che veniva chiamato dagli amici Merlino proprio per le sue qualità magiche. Lei l'ha definito un amore per lavoro, ossia loro si trovavano benissimo in polarità e quindi si sono sposati, quindi hanno consentito quest'unione di diventare ufficiale proprio per azzittire un po' le male lingue. Noi dobbiamo sempre pensare che all'inizio del 1900 era un po' diverso rispetto a oggi, quindi questo, diciamo, che è stata una mossa corretta.
Dunque, continuando, ecco, in quegli anni Dion Fortune trascrive anche quello che è la dottrina cosmica in connessione con tre maestri, che lei definiva appunto i maestri dei piani interiori, ovviamente su un piano superiore, che le dettano passo per passo questa grande opera che è appunto la dottrina cosmica. La dottrina cosmica, per chi la prende in mano la prima volta, può sembrare un libro veramente incomprensibile. Soltanto, e così è stata scritta proprio per questo motivo, soltanto un iniziato o una persona sulla strada comprende, riesce a comprendere oltre le righe e che cosa lì è scritto. Non a caso questo libro non è stato pubblicato subito, è stato pubblicato poi nel tempo, e all'inizio era dato in mano soltanto alle persone del gruppo di Dion Fortune. Dunque, da qui in poi succede un periodo, ogni tanto mi vengono delle parole in inglese, poi non le so tradurre in italiano, ecco, follow un periodo in cui Dion Fortune sperimenta con il suo gruppo, nei suoi due templi, uno a Glastonbury e uno a London in 3 Queensborough Terrace, dove poi è diventata la sua sede della Fraternity of Inner Light, la sua prima sede. Quindi sperimenta tutto ciò che è inerente alla Kabbalah, ovviamente in un contesto di magia rituale. Quindi inizia i veri e propri esperimenti, inizia a studiare profondamente. Ecco, anche qui vorrei mettere un piccolo appunto. Adesso noi siamo abituati ad avere tutto il materiale che vogliamo, perché entriamo in una libreria. Mi piacerebbe studiare, certo, e ci vengono dati 10 libri in mano. All'epoca non era così. Non era così, c'era veramente pochi testi riguardo all'argomento, e questi testi venivano venduti subito. La carta era poca, perché si parla tra una guerra e l'altra, di un periodo storico veramente molto hard, veramente molto forte, e quindi Dion Fortune non potendo accedere a documenti segreti o a libri che avrebbero potuto agevolarla nel suo lavoro, si è data alla pratica. Quindi attraverso la pratica, diventando manifestazione stessa delle Sefirot, ad esempio, lei prendeva degli appunti. Tant'è che lei, quando ha scritto la Kabbalah mistica, lei diceva: questo è il mio, sono i miei appunti. E che io considero un'opera la Kabbalah mistica, ma secondo lei era l'insieme dei suoi appunti dopo i rituali magici. Questo l'ha portato ad essere quello che viene definita oggi una grande occultista. Ovviamente di lì in poi noi sappiamo che non si finisce mai di crescere, e quindi lei è evoluta ancora con differenti persone, tenendo accanto a lei sempre Charles, e quando il marito, poi Perry Evans, l'ha lasciata, e lei si è sentita un po' scoperta in quanto gli attacchi occulti all'epoca non mancavano, ha dovuto ripararsi con altri mezzi. Ha messo a punto però delle tecniche di protezione molto alte, identificando non solo il vampiro energetico, colui che attacca e quant'altro, ma anche gli attacchi che vengono dall'alto, quindi quelli che si manifestano attraverso un'entità o una situazione negativa, o ancora delle vibrazioni negative che possiamo trovare, non so, nelle case, oppure ancora ascoltare nelle campagne, proprio perché magari appunto incontriamo degli eventi storici. Lei era in grado di fare tutto questo, quindi quando si parla di Dion Fortune non si parla soltanto di un occultista, ma si parla di una donna che ha caratterizzato la sua vita con un percorso incredibile, dove ha messo insieme la guarigione esoterica, la magia rituale,
la protezione in tutti i sensi e ancora molto altro, ovviamente. Questo non voglio andare oltre perché altrimenti diventa lungo. Intanto hai dato un'ottima introduzione storica anche al personaggio, hai dato un sacco di dettagli che anche io alcuni non conoscevo così bene. Forse c'hai la telecamera che va fuori fuoco appena. Okay. Ho la telecamera che va fuori fuoco, quindi non saprei bene, forse spostando. Sì, così arriva il fuoco. Vabbè, si ci tornerà da sola. Beh, intanto allora ringrazio ancora tutte le persone che sono in ascolto. Abbiamo visto un sacco di volti noti, quindi grazie che ci seguite, grazie che di tutti i complimenti che di solito ci fate e soprattutto grazie delle domande che fate, che tutti i relatori che sono stati con noi poi in privato ci hanno fatto dei complimenti sulla nostra chat proprio per le domande che fate, proprio per l'interesse dimostrato e l'educazione nel porre le domande. Quindi grazie del sostegno che ci date, veramente. Bene, adesso vorrei farti una domanda, dato che abbiamo l'onore di avere una sacerdotessa davanti a noi, oltre che una delle massime esperte sull'argomento, vorrei andare su una domanda più pratica, cioè più legata proprio alla magia operativa, all'operatività di Neon Fortune, perché intanto molte delle persone che ci seguono hanno a che fare con X sentieri, hanno delle strade, intraprendono delle strade, quindi diciamo la parte pratica è sempre molto ricercata dalle domande. E infatti la domanda è: qual era la visione magica di Neon Fortune e quali erano i tratti che caratterizzavano le sue pratiche, cioè quali erano le sue basi, le sue, diciamo, il suo metodo, proprio il suo metodo, il suo approccio magico, quali erano, se dovessi dire a una persona in che cosa consisteva la magia di Neon Fortune, cosa potresti dire? Ma allora, intanto la magia secondo Neon Fortune era, come a mio avviso deve essere, insomma, come in generale, la trasmutazione degli elementi in grado di creare e assolutamente di delineare le manifestazioni. E ovviamente le manifestazioni possono essere sia esteriori che interiori, quindi l'elevazione della coscienza e l'elaborazione dei concetti attraverso il sé superiore e il contatto diretto col sé superiore. Ma questa è la base. Neon Fortune aveva dei concetti principali per definire la magia, che sono l'annientamento della personalità. Intanto, proprio per arrivare a comprendere, ma non solo a praticare magia, altrimenti noi pratichiamo magia secondo la nostra caratteristica e caratterialità e non va bene, non saremo, cioè saremo sempre comunque ad un livello duale. Mentre lei riteneva che la magia fosse assolutamente impersonificata, quindi la persona che accedeva a rituali magici doveva imparare prima di tutto l'impersonificazione. Praticava attraverso la magia rituale, quindi l'unione del sé superiore a quello inferiore c'era sempre durante la pratica rituale. La pratica, come si diceva prima, attraverso la polarità, che è stata molto importante per lei. Lei diceva e sottolineava tutta la magia è sesso e il sesso è tutta la magia e l'unione con lo spirito divino attraverso il sesso, i piani interiori, quelli che lei chiamava i piani interiori noi possiamo anche chiamare, non so, ecco, l'unione divina attraverso diversi piani, quindi ricercando noi stessi su diversi piani proprio per raggiungere quello che noi siamo, la nostra vera essenza. Quindi lei andava oltre il suo nome,
oltre colei che era, quindi di un Fortune, io sono di un Fortune, sono psicologa, no, io non sono più nulla, io sono semplicemente canale di una potenza divina e in questo momento sto utilizzando un rituale per rituale, celebrando una manifestazione, sto andando incontro a quello che è la manifestazione di un piano o di un altro per attuare, al fine di attuare una trasmutazione. Ecco, quello che Dion Fortune aveva chiaro e che sono assolutamente d'accordo con lei era quello di non tralasciare le vibrazioni e le energie sui piani elevati, nel senso che queste vibrazioni, se non sono riportate in Malkuth, come si diceva prima, quindi in un'essenza materica, rigirano come un boomerang fino a ritornare in fronte, così tanto per dire, a colui che pratica. E questo è veramente doloroso, diciamo doloroso, non solo per colui che pratica, ma anche per le altre persone che stanno andando avanti. Allora, dunque, un'altra cosa che Dion Fortune aveva chiaro è la legge della limitazione, e tra l'altro questo è scritto chiaro nella dottrina cosmica, e secondo lei, lei diceva, è la base della pratica occulta, quindi è il potere limitato, non limitante, ma limitato, ossia quell'infinito serbatoio di energia che troviamo nel cosmo, da riportare in terra. Quindi questo è veramente un piano che dà la possibilità a colui che pratica, quindi chiamiamolo il mago, di avere un potere di collegarsi, connettersi al potere infinito e trasmutarlo in essenza. Questo di nuovo è una base. Ecco, veniamo anche alla Sacra Unione. Dion Fortune era convinta, e posso darle ragione, che la polarità è una delle grandi diciamo esperienze per il mago, ma non solo, che permette, come si diceva prima, di essere essenza e diventare un unico. Ovviamente non si parla soltanto di un'unione sessuale in termini fisici, ma è qualcosa di ben più grande. Si tratta di un'unione sessuale intanto in termini fisici, che però viene elevata sui piani, quindi il sacerdote e la sacerdotessa, così come veniva praticato ad Atlantide, riescono a trasmutare la loro essenza ed elevarla sui piani superiori e ad unirsi in un unico. Lì allora avviene la vera magia, perché quell'energia che è espansa ed è una forza dinamica si può proiettare ovviamente in qualsiasi direzione materica, in qualsiasi sia l'obiettivo, qualsiasi sia il motto, può essere anche soltanto tra virgolette per trascrivere delle nozioni che sono rimaste in eterico per vite e vite, e questo è veramente molto importante. Allora, Dion Fortune, questo è un pezzettino che sta scritto che ho scritto, ho citato nel commentario alla Cabala Mistica, diceva, e questo è un pezzo che le è stato dato dai maestri superiori, ossia i suoi maestri disincarnati. Devo prima ottenere le idee archetipe, poi dar loro forma sul piano fisico. In seguito saranno disponibili per tutti. Sto lavorando secondo la legge della polarità. Prima di tutto lavorerò con un maestro sui piani interiori, in cui lui dà e lei riceve. Poi il lavoro si inverte e opererò con la polarità opposta sul piano fisico. Lei dà e lui riceve. E al fine di raggiungere tale inversione, il lavoro viene svolto in polarità opposta. Allora, in tutto questo lei asseriva che tutto questo lavoro, il lavoro che svolgeva con il suo sacerdote,
non era soltanto un lavoro per loro, non era finalizzato a diciamo a una questione propriamente magica e terminava lì e già è tanto, ma era rivolto all'umanità. Quindi come specchio, così sopra, così sotto, questa unione magica si rifletteva sull'umanità. Tutto ciò che loro provavano, lo provava l'umanità. E questo a me prende, come dire, sempre, mi emoziona, perché è veramente una cosa molto grande, al di là di quello che noi possiamo pensare. Quindi in realtà Dion Fortune aveva delle qualità, delle potenzialità veramente molto grandi e operando insieme al suo gruppo hanno sperimentato diverse tecniche magiche in diverse occasioni, ma per anni, proprio prima di arrivare a scrivere la Cabala Mistica e altre documentazioni, altri documenti che sono rimasti occulti, di cui poi ci occuperemo in seguito. Ecco, questo è un po' quanto. Bene, ok. Questi sono, intanto sono arrivate un sacco di domande, quindi dopo avremo da che rispondere. Proprio sapevo che sarebbero scattate un po' di domande a parlare appunto della parte pratica. È quella curiosa per tanti, soprattutto su Dion Fortune, appunto, di cui non è che si conosca poi, cioè, non così bene, ecco, le sue pratiche. La terza domanda che ti faccio è sempre legata alla parte appunto pratica legata a Dion Fortune ed è riguardo ad una delle sue opere più importanti, che è la Cabala Mistica. È possibile contemplare le Sefirot come luoghi dei piani sottili abitati da determinate entità? E se sì, quali sono le tecniche di esplorazione che ritiene più valide? Bene. Allora, in questo cito un pezzettino che lei ha scritto della Cabala Mistica e dice: occorre ricordare che le Sefirot sono condizioni, non luoghi. Ovunque vi sia uno stato di essere puro, incondizionato, senza parti o attività, si riferisce a Keter. Così in queste 10 piccole cavità del sistema metafisico di Schedario possiamo ordinare le nostre concezioni di tutto l'universo manifesto senza la necessità di rimuovere nessun oggetto dal suo posto naturale, così come appare alla nostra comprensione. Quindi questo, diciamo che ha un po' risposto alla domanda, parzialmente risposto alla domanda delle Sefirot come luoghi. In realtà lei non intendeva le Sefirot come luoghi, ma come condizioni. Essendo condizioni e non luoghi, le Sefirot non possono essere abitati da entità. Diciamo che hanno una manifestazione a secondo della Sefirot ovviamente in questione, e sono abbinati a questa manifestazione per similitudine degli dèi, degli arcangeli, degli angeli, degli elementali, a secondo ovviamente dei piani a cui si riferiscono. Quindi loro sono pura manifestazione, essenza manifestata, e a noi serve questo glifo per abituare la mente ad accedere al piano superiore, ad una condizione di sé superiore, altrimenti la nostra mente non riuscirebbe a concepire questo tipo di manifestazione. Allora noi abbiamo questi glifi di fronte proprio per, come scaletta, ecco, noi ci arrampichiamo sul glifo, andiamo al di là del glifo e riusciamo a vedere la manifestazione. Allora, le tecniche di esplorazione che Dion Fortune riteneva più valide erano innanzitutto quelle della meditazione sul glifo, però questo era un concetto iniziale, quindi inizialmente si chiedeva allo studente di meditare sul glifo fino a stabilire una connessione col glifo stesso, con la manifestazione della sefira, e proprio per
attivare questa, chiamiamola amicizia, ecco, questa connessione, prendere confidenza con la manifestazione di una o l'altra sefira per poi andare ad un passo successivo. Quindi venivano dati loro degli esercizi di focalizzazione e di visualizzazione, e anche qui erano improntati al concetto magico. Quindi Dion Fortune diceva: non è possibile andare soltanto ad istinto, la persona che approda alla magia deve essere in grado intanto di riconoscere benissimo tutte le energie, sia esse, chiamiamole tra virgolette, positive che negative, ma non solo, deve comprendere come focalizzare una tale dimensione, come individuarla e come trasmutarla nel caso in cui ci sia bisogno. Quindi è un po' come dire: io do un bisturi in mano ad un chirurgo, però lui conosce soltanto il finale positivo. No, perché può essere che durante un'operazione chirurgica ci sia, non so, un'emorragia o quant'altro. Allora bisogna essere in grado di valutare anche questo tipo di dimensione e farsene carico, e sapere come trattarla, diciamo. Quindi gli esercizi di focalizzazione e di visualizzazione servivano per accedere ad altri piani, a la tecnica, come si diceva prima, di limitazione. Io entro in questo tipo di energia, vibrazione, e la trasmuto, so esattamente come fare, in qualsiasi modo essa si presenti. Quindi, fino ad arrivare poi a accedere, quando lo studente era pronto, e generalmente questo veniva nel secondo ordine, la pratica che comprende appunto il rituale, che non è il rituale di base, perché sappiamo benissimo che all'epoca tutto è nato da Golden Dawn, quindi bene o male le tecniche basilari arrivano di lì. Poi i diversi occultisti hanno appunto modellato delle loro tecniche a secondo delle loro conoscenze. Però appunto, quando lo studente arrivava a comprendere, a consapevolizzare il rituale, era pronto per il secondo ordine. E non solo, lui era completamente connesso con il sé superiore, quindi non c'era, diciamo, più pericolo. Dion Fortune divideva ancora due cose: entrare in contatto con la manifestazione della sefira o essere manifestazione della sefira. Quindi quello che si può fare con la meditazione è, come si diceva prima, entrarci in contatto, ma è limitativo, nel senso che non si è manifestazione. Solo quando io mi calo nella vibrazione della manifestazione della sefira che posso comprenderla, consapevolizzarla, essere la sua essenza. E allora, a quel punto, quando io sono la sua essenza, io saprò ovviamente gestire un rituale o procedere oltre, insomma. Questo era il concetto di base, ecco. Bene, ti ringrazio. Intanto, una cosa, intanto che parlavi, hai parlato di studente, hai parlato di secondo ordine, cioè soltanto quando lo studente avesse raggiunto il secondo ordine, ho capito bene, giusto? Sì, sì. Vai praticamente all'ordinamento interno del tempio. Sì, 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 sì. Perché è diviso in fondamentalmente due fasi? È diviso in due fasi: esiste il primo ordine, il secondo ordine, c'è poi il terzo ordine in cui pochissimi riescono ad accedere. Però il primo e il secondo ordine sono fondamentali. Quindi nel primo ordine lo studente viene istruito a riconoscersi, a connettere il sé inferiore al sé superiore e a vibrare a secondo di quello che è la dimensione o i piani in cui sta lavorando. Quindi deve riconoscere qualsiasi tipo di energia che entra in contatto con lui. Questa è la fase principale, in cui elabora ovviamente delle meditazioni, delle visualizzazioni, focalizzazioni e rituali di base, soprattutto il bando per
per proteggersi da alcuni chiamiamoli attacchi, ecco. Dopo di questo, allora, quando lo studente è pronto, può accedere al secondo ordine e lì diventa operativo al 100%, nel senso che è veramente preparato alla base per andare oltre. Ok, ho capito, ti ringrazio. No, giusto era per fare il punto, dato che l'avevi certo. citato. Bene, l'altra domanda è sempre legata alla Cabala mistica. Nella Cabala mistica la Fortuna afferma che se aspiriamo alla visione di Keter in Azilut, dobbiamo essere preparati a entrare nella luce e a non ritornare. Ci potresti approfondire questa sua affermazione? Certo. Allora, in parte Dion Fortune aveva ragione, se si considera appunto che le vibrazioni delle tre supernali sono veramente differenti da quello che è la vibrazione materica duale in cui viviamo, per cui rischiamo, per così dire, di accedere ad un mondo così in alto, così differente dalla nostra vibrazione, che possiamo ustionarci. C'è però da dire che, tornando al discorso di prima, io posso essere manifestazione, ad esempio in Yesod, in Malkut o in altre sefira minori, non posso divenire manifestazione in Keter, ad esempio, perché lì è vero, aveva ragione Dion Fortune, non si tornava più indietro. Quindi essere manifestazione di Keter vuol dire accedere alla luce definitivamente. C'è però da dire che io posso sfiorare la manifestazione di Keter, e lei l'ha fatto, personalmente ho visto dei documenti che lei ha trascritto e ha lasciato fortunatamente in mani buone, dove lei parla di questa sua connessione con Keter. Lei non l'ha mai scritto pubblicamente, poiché è veramente molto pericoloso, quindi non è una tecnica che uno studente alle prime armi, a cui appunto uno studente può accedere, non è impensabile, altrimenti si rischia di perdersi. Come si diceva prima, ci si deve connettere, ci si deve saper radicare, si deve sapere comprendere, consapevolizzare quale vibrazioni attraversano le tre supernali, allora a quel punto lo si può sfiorare. Così come lei stessa diceva, prendere, essere per mano al Dio, con il Dio, senza esserlo, è un po' la stessa cosa. Sono più che sicura che lei non ha avuto accesso a questo piano soltanto durante la sua dipartita, ma molto prima. Era arrivata ad un livello di magia tale per cui lei andava da un piano all'altro in un tempo che, diciamo, potrebbe essere una frazione di secondo, e poi sapeva tornare indietro. Quindi era veramente diventata molto in gamba con questo tipo di potere, ecco. Ecco, mi sembra di aver detto tutto. Sì, ok. Ti ringrazio intanto, grazie anche a tutti voi che state continuando a fare domande. Adesso manca poco e poi le inizieremo a fare a Silvia. Avrei ancora in realtà una marea di domande da farti sulla Cabala mistica, e per cui ti invito in diretta a fare un prossimo incontro, possibilmente solo sulla Cabala mistica di Dion Fortune. Tra l'altro, cerco di essere un po' interattivo anch'io, anche se non lo sono. Se volete un altro appuntamento con Silvia dove trattiamo solo la Cabala mistica, fatecelo presente o nella nostra mailing list o qui sui commenti, che insomma, così capiamo se il feedback per fare un appuntamento dedicato alla Cabala mistica, insomma, può interessare a tutti, e così magari ci organizziamo. Adesso ho le ultime due domande della Società dello Zolfo, una che ho particolarmente a cuore, ed è fondamentalmente, adesso da poco è uscito un libro su Venexia che si chiama Aleister Crowley e Dion Fortune.
Io ti volevo chiedere questa cosa. Sappiamo che fondamentalmente Dion Fortune è stata in contatto con Aleister Crowley. Ci puoi dire qualcosa di più su questo? Certo, se mi date un paio di giorni di tempo, io ci sono. Bene, ci sarebbe veramente molto da dire su Dion Fortune e Aleister Crowley. Purtroppo, e dico purtroppo, questa cosa è stata occultata un po' per volere dei due stessi, perché Aleister Crowley non aveva una buona nomea all'epoca, e quindi Dion Fortune ha chiesto a lui stesso di nascondere un po' quello che era il loro rapporto, che però, sottolineo, è avvenuto negli ultimi anni di vita di Dion Fortune e anche di Aleister Crowley. Allora, ho una lettera, sono venuta a conoscenza di diverse lettere, tra l'altro tra loro, veramente molto, molto belle, che mi emozionano, perché erano quelle di due persone che si amavano, al di là di tutto si amavano ad un livello superiore, ovviamente non senza una concezione di coppia, ma c'era veramente amore e interazione positiva tra loro. Tant'è che alla fine della loro vita, soprattutto alla fine della vita di Dion Fortune, loro si incontravano segretamente per scrivere insieme, per praticare insieme, e ci sono ancora delle cose che purtroppo, ripeto, sono state occultate, che loro hanno trascritto, dei rituali veramente molto efficienti, direi così, e tra di loro correva veramente un buon rapporto. In questa lettera, che mi ha sempre fatto pensare, a un certo punto, il 14 marzo del 1945, Dion Fortune scrisse a Aleister Crowley. Le inviò prima una copia del suo romanzo, La sacerdotessa del mare, e premetto che loro si scambiavano i libri, che ad esempio nei tarocchi Crowley ha messo a punto, ha chiesto un parere di Dion Fortune, che Dion Fortune è andata sul posto a visualizzarli, e ha fatto lei stessa le ha dato alcuni accorgimenti, ha fatto alcune modifiche. Però questo purtroppo, ripeto, non si viene a sapere. Dunque, in questa lettera, per tornare a questa lettera, Dion Fortune scrisse a Crowley: il riconoscimento che ti ho scritto nell'introduzione alla Cabala Mistica come mio debito nei confronti del tuo lavoro non mi è sembrato altro che semplice onestà letteraria. Ed è stato usato, questo è un termine un po' inglese dell'epoca, come asta per la schiena da persone che ti considerano come l'anticristo. Quindi ovviamente l'hanno criticati. Sono pronta ad affondare le mie dita dei piedi e ad affrontare eventuali guai se devo. Ma oggi non combatto se posso evitarlo, perché fa perdere troppo tempo. Sono pienamente consapevole che arriverà un momento in cui dovrò uscire allo scoperto e dire: questa è la legge del nuovo eone, ma voglio scegliere il mio tempo per questo, perché propongo di essere in una forte posizione strategica quando lo farò. Se do informazioni anticipate alla signora Grundy, potrei non essere adeguatamente radicata quando comincerà l'inevitabile blitz. Pertanto ti chiedo di non fare il mio nome per il momento. Ovviamente, e questo, ripeto, mi fa sempre molta tenerezza, il dialogo tra loro era molto, e lui risponde a lei: certo, mia sacerdotessa, puoi star certa che manterrò il silenzio e ti accompagnerò nel tuo lavoro. Questa è una delle tante lettere che si sono scritte. L'altra cosa che mi ha fatto sempre pensare è che Aleister Crowley era seduto con due, probabilmente tre delle sue Scarlet Woman in una sala, e a un certo punto entra Dion Fortune per bere il tè con loro. Aleister si alza,
le stende a terra un pelo e la fa accomodare dicendole: vieni mia sacerdotessa, ti prego di sederti. Questo era veramente un atto di gentilezza che può essere visto come, non so, una cosa mielosa, ma era veramente molto importante all'epoca, poiché Alistair non si comportava così con tutte e Dion Fortune non accettava questo tipo di cosa da tutti. Quindi era veramente un rapporto che andava oltre la magia. Oltre a questo, quando Dion Fortune è morta, l'ultimo a sapere che lei andava in ospedale è stato Alistair Crowley, e si sono assolutamente ripromessi di incontrarsi di nuovo. Sono più che certa che la loro comunicazione non sia mai terminata, assolutamente, andando al di là del presupposto di quello che può essere nei nostri pensieri, quello che può con cui possiamo definire Alistair o Dion Fortune, è una questione di oltre, ecco, non so neanche definirlo, di un amore che va oltre qualsiasi tipo di pensiero noi possiamo avere o qualsiasi tipo di giudizio possiamo dare a queste due persone. Si sono, diciamo, preservati l'un l'altro. Alistair in questo le ha concesso appunto di non essere identificata come sua sacerdotessa, proprio per non denigrare il lavoro, il suo lavoro. E quando Dion Fortune muore, Alistair fa una dichiarazione ad un giornale dicendo: è morta Dion Fortune, con lei è morta la magia e sono morto anch'io. E con questo chiudo il discorso, perché credo di, con questa frase, lui abbia espresso tutto, insomma. Molto bello quello che hai detto, tra l'altro nel descrivere proprio questi, diciamo, la lettera che hai letto, piuttosto che l'episodio che hai citato dove gli ha steso il tappeto rosso, quella parola l'oltre che hai usato l'ho trovata molto azzeccata, ecco. Immaginando un rapporto tra loro due, qualunque esso sia stato. Meraviglioso. Bene, quindi ti ringrazio tantissimo per adesso. Adesso, prima di leggere le domande del pubblico, resta l'ultima domanda, molto importante per noi, anche perché cerchiamo sempre di instaurare un contatto che duri con i redattori che vengono, ed è: quali sono i piani per il futuro tuoi? Quali sono, se hai dei libri in uscita, quali sono, se ci saranno delle attività, ad esempio, del tuo tempio o del tuo ordine, pubbliche o accessibili? Parlaci un po' del tuo, insomma, del futuro prossimo, dato che è iniziata una nuova stagione. Certo, grazie. Allora, intanto noi abbiamo un tempio in UK che amplieremo tra l'altro entro fine anno, per cui svolgeremo delle attività, diciamo che lo apriremo un po' così per far conoscere queste egregore, quindi il lavoro di Dion Fortune, e abbiamo un tempio in Italia, un tempio a Torino, che è nato un anno e mezzo fa, che quindi è ancora all'inizio, dove però abbiamo diverse attività. Diciamo che l'obiettivo principale è perseguire il sentiero di Dion Fortune, perseguire quello che lei purtroppo prematuramente ha interrotto. Tante cose sono state tentate, tante cose non sono state fatte, tante cose sono state chiuse in un cassetto, e questo è il tempo di farle riemergere. Allora, non solo traducendo i suoi libri, lo trovo veramente molto importante, tra l'altro il prossimo in uscita adesso ad ottobre sarà The Mystical Meditation, le meditazioni mistiche sulle scritture,
quello che scriverò, quello che finirò di scrivere nei prossimi mesi e tutta la documentazione è riguardante, tutta la documentazione che lei aveva trascritto, aveva identificato rispetto ai sentieri. Quindi il proseguimento della Cabala mistica che lei si era prefissa appunto di far uscire a breve, che riguarda i sentieri, che riguarda il percorso sui sentieri, e questo sarà il prossimo libro. Ma l'obiettivo principale è quello di far riemergere ciò che non è stato detto, ciò che lei avrebbe voluto fare, ciò che lei avrebbe voluto essere, e in questo ci credo molto. Per tradurre i libri generalmente vado nei templi, nei luoghi sacri, nei luoghi dove lei ha trascritto i libri, e diventando essenza riesco a percepire in modo direi diretto la memoria che lei ha lasciato. I muri parlano di lei, il mare parla di lei, gli scogli parlano di lei, per non parlare dei suoi templi. Ecco, è veramente arricchente, sono onorata di poter tradurre i suoi libri, perché la si sente, la si percepisce, la si canalizza, rivive. E sono lieta, insomma, di poter essere su questo sentiero. Quello che ci prefiggiamo appunto è quello di onorare quello che è stato iniziato e che deve proseguire. Quindi valuterò l'ipotesi di far crescere questo lavoro creando nuove logge in Italia, anche perché il numero di persone interessate, di studenti, adesso sta crescendo, e per portare avanti, per andare avanti seguendo la filosofia di Beyond Fortune. Noi ti auguriamo il meglio per questo, perché dalle tue parole, insomma, si vede quanto tu sia dentro questo argomento. Siamo contentissimi di averti qui stasera. Grazie. Tra l'altro, dietro è venuto un tuo amico, un simpatico amico, cioè hai dietro alle spalle, che gira per casa. Oh sì, sì, sempre. Tanto, per fortuna non adesso, ogni tanto il gatto che passa. Perfetto. Ok, allora, intanto sono felice di dirti che probabilmente dovrai tornare tra noi, perché abbiamo avuto tantissime risposte delle persone in chat che hanno richiesto un incontro sulla Cabala mistica, quindi grazie anche a voi che, insomma, avete supportato questa cosa fatta online, e quindi sì, c'è stata molta risposta da quel punto di vista. E poi adesso inizierei un po' con qualcuna delle domande che hanno fatto. Allora, una, vabbè, che è subito... la dico subito, la faccio vedere subito, che è della Soglia, perché l'hai citata da poco, che è: in quale città italiana è possibile entrare in contatto con questo ordine? Mi dicevi che è Torino il tempio, giusto? Sì, esatto. Ok, quindi che cosa devono cercare? Allora, direttamente me, nel senso che il Tempio di Torino è ovviamente agibile soltanto dagli iniziati, e quindi io andrò a Torino, io vado a Torino, Covid permettendo, una volta al mese, e quindi queste persone devono entrare in contatto con me scrivendomi un'email o attraverso Facebook, e poi valutiamo la possibilità appunto di accedere al Tempio o al percorso iniziatico, ecco. Allora, tanto lasceremo il video sul nostro canale YouTube, dove vi invito ad iscrivervi. Lasceremo, oltre ai link per acquistare i libri pubblicati da Silvia, anche una mail. Poi abbiamo dunque Dario, che saluto, che ci segue dal Belgio, e che chiede: quindi possiamo dire che Dion ha praticato magia sexualis? Assolutamente sì, certamente, e con dei buonissimi risultati. Direi che non c'è meglio, lei stessa appunto diceva
la magia è sesso, anche se non fisico, la magia è sesso, perché comunque trasmutazione ed unione degli elementi. E lei questo, anzi non solo, lei è stata proprio espulsa da Golden Dawn perché ha scritto un libro riguardante proprio la magia sessuale, chiamata Unione Magica, insomma, poi in diverse maniere. E non solo, lei ha avuto diversi sacerdoti, tra cui Charles, suo marito, il colonnello senior ed altri del suo gruppo, per cui a secondo della manifestazione con cui lei voleva interagire, diciamo, si accoppiava, ecco, si univa con una persona o un'altra, perché ovviamente ognuno ha una risonanza e quindi è più propenso ad una manifestazione o una connessione con una manifestazione o un'altra, certo. Bene, ti ringrazio. Allora, qui Natasha chiede perché uscì anche dalla società teosofica e in che modo la criticava o perché ne uscì, ecco. Ecco, in realtà lei non è mai uscita dalla società teosofica, lei non è mai entrata neanche, lei l'ha sfiorata, scusatemi, l'ha sfiorata nel senso che è stato l'attimo prima di entrare in Golden Dawn e l'attimo dopo Moriarty, il suo maestro. Quindi lei è entrata a far parte dell'università, in un'università per studiare psicologia, dove tra l'altro è uscita con buonissimi voti ed è stata un'ottima psicologa e si è mantenuta per diverso periodo con questo, e lì un giorno in una biblioteca ha trovato questi libri della società teosofica, e questo è stato un momento in cui ha aperto la sua mente a diversi concetti. In realtà lei non è mai entrata e non è mai uscita, ha sfiorato questo tipo di concetto, ma sembrava che non bastasse, in quanto per lei era così molto teorico, ecco, lei era molto pratica, lei aveva bisogno di praticare, di ritualizzare, di concepire la manifestazione, tant'è che appunto un suo concetto primario questo, di concepire la manifestazione in quanto tale, quindi diveniva essenza. Per lei la società teosofica era tanta teoria, diciamo così, ecco, anche se poi sappiamo che è un suo personale giudizio quello, ecco. Ok, vado avanti che ne abbiamo ancora qualcuna. Allora, questa è di Martina. Come mai nella Cabala mistica non si parla mai delle connessioni delle Sefirot con gli arcani dei tarocchi? Ho letto il testo e sembra che sapesse tutto, ma per qualche motivo non volesse collegare Sefirot e tarocchi. Ma diciamo che questa è una cosa che intendeva fare, ma purtroppo non, secondo me non ha avuto il tempo, ecco, di trascrivere dettagliatamente quello che è la connessione tra gli arcani, i tarocchi e le Sefirot in generale. E diciamo che dà delle indicazioni, però ogni Sefirot la collega a una carta in particolare, non dice altro. Tant'è che appunto uno dei prossimi libri che uscirà sarà proprio in relazione a questo, i tarocchi e in connessione con le Sefira, proprio secondo la teoria di Dion Fortune, secondo il sentiero iniziatico di Dion Fortune. E basta. Ok, allora questa è una domanda che... usciamo un po' dalle domande, che adesso ce n'è ancora qualcuna più dettagliata, ma questa mi è piaciuta, perché chiede questo. Chiedo a Silvia, Luisa, chiedo a Silvia qual è la motivazione che l'ha spinta a scegliere di seguire il sentiero iniziatico di Dion Fortune. Secondo me questa è una domanda ben posta, ecco, per farti un po' della tua esperienza, anche oltre a quello che ci hai detto all'inizio. Certo, bene, allora questo è partito in me quando ero ancora veramente molto piccola e avevo già un nome che mi risuonava nella memoria ed era Violet.
e avevo delle visualizzazioni, delle visioni sempre riguardante questo percorso a Glastonbury. E in realtà è stata una chiamata, come se io fossi come se, sono stata chiamata da alcune vibrazioni e le ho seguite, fidandomi completamente e ciecamente di quello che era la mia guida, era ed è la mia guida, e mi sono ritrovata a percorrere lo stesso sentiero di Dion Fortune, attraversando dei periodi ovviamente più bui e dei periodi meno bui, arrivando a comprendere che questo è il sentiero della mia vita. Quindi ho semplicemente risposto alla chiamata e poi l'ho seguita. Non ti sento più. Ho mutato perché... Ok, dicevo, Luca invece chiede: buonasera, leggendo la Cabala mistica ho trovato il capitolo su Yesod affascinante e complesso. Vorrei chiedere qual è la funzione di Yesod sull'albero sefirotico e se ci possono essere delle relazioni con la vita onirica notturna. Certo, assolutamente, sì, ci possono essere relazioni con la vita onirica notturna. Yesod, diciamo che è davvero molto complessa, perché è la sfera della magia, dell'essenza magica, e l'inizio dell'essenza magica. Quindi da Malkut a Yesod, il sentiero da Malkut a Yesod è molto molto difficile, proprio perché si passa dal piano materico completo, quindi non vedo al di là della materia, a un piano che è, come diceva Dion Fortune, la magia occulta. Quindi si nasconde nella sfera di Yesod tutto quello che è la manifestazione, che poi crescerà ovviamente andando avanti e ripercorrendo la strada del rituale, della connessione col sé superiore. E non a caso colui che diciamo domina il sentiero che passa, che va da Malkut a Yesod, è Saturno. Quindi questo lo dice già tutto. Assolutamente molto importante. Quindi ti consiglio di approfondire il tema e magari di valutare anche l'opportunità di entrarci in meditazione e lasciare che la manifestazione ti attraversa. Assolutamente, oltre tutte le parole, quando tu permetti alla manifestazione, ma non solo di Yesod, di qualsiasi sefira, di attraversarti, di diventare la tua essenza, tu comprendi cose che possono andare oltre le parole. Non basterebbe, non so, un decennio per spiegare cosa ti passa in quel momento, qual è l'informazione che tu puoi avere, ecco. Bene. Allora, ho ancora una domanda, che è quella di Adri, che dice: buonasera, Dion meditava o il percorso magico non lo richiede? Allora, il percorso magico lo richiede, Dion meditava, sì. Diciamo che le sue meditazioni erano finalizzate alla focalizzazione, alla visualizzazione e alla centratura, perché non dimentichiamo che un mago, prima di entrare nel cerchio magico, quindi prima di aprire il tempio, deve essere centrato, altrimenti l'anima del gruppo crea un disequilibrio pazzesco. Quindi qualsiasi persona entri nel cerchio magico, prima di entrare deve riconnettersi col suo sé superiore. Quello che funziona tantissimo è la meditazione, quindi entrare nei piani interiori, riconnettersi, riconoscersi, e questo lo si può fare assolutamente con la meditazione. Non solo, ma durante la guerra Dion Fortune aveva un po' aperto le porte, mentre prima certe cose erano soltanto destinate al suo gruppo, aveva aperto le porte proprio per aumentare e innalzare l'energia un po' a tutti, e quindi dava delle meditazioni ad esempio nel tempio astrale, in quello che lei definiva il tempio astrale vicino alla Tor, che poi era alla fine il suo tempio radicato tra Chaleswell, tra Red Spring e White Spring, le due acque bianca e rossa.
Bene. L'ultima domanda che ti faccio ne raccoglie due in realtà, perché Greg ci chiedeva che cosa ne pensavi del contenuto del libro da poco uscito sul rapporto tra Dion Fortuna e Aleister Crowley, e la stessa domanda ce la fa Daniele, che chiede sempre che cosa ne pensi del libro, e poi chiede cosa ne pensi di come Garen Knight ha sentito di proseguire il lavoro di Violet. E se secondo lei l'attuale Society of Inner Light incarna ancora davvero appieno lo spirito di questa grande occultista? Ti ho riunito un po' due domande che ci hanno fatto per il finale. Sì, certo. Allora, il libro di Aleister Crowley, Dion Fortune, è un bel libro che ha scritto uno scrittore qua inglese che tra l'altro conosco personalmente, un'ottima persona, è ovvio che sta scritta la base, ossia stanno scritte le nozioni che è possibile sapere, a cui hanno avuto accesso, diciamo, le persone che qui lavorano nel sentiero di Dion Fortune. Tutto quello che loro hanno veramente fatto non è stato trascritto, ossia è stato trascritto, ma è stato occultato, quindi non c'è in questo libro. Mi riprometto di trascrivere nel prossimo futuro anche questo materiale, ossia quello che è possibile dare a tutti. Non ricordo più qual era la domanda dopo, dunque se. No, aveva chiesto una domanda sulla Society of Inner Light oggi. Ahimè, mio malgrado, non mi piace valutare il lavoro degli altri gruppi, ma presuppongo che siano un pochino chiusi, nel senso che portando avanti questo lavoro probabilmente si sono incarnati in qualcosa che Dion Fortune proprio non poteva pensare, ecco. Non conosco Inner Light, ma ripeto, non voglio né posso giudicarla. So che esiste, so che sono un gruppo ristretto di persone a cui non permettono l'accesso a tutti. Ecco, queste per le loro ristrettezze e i loro ordini interni. Ovviamente non è quello che voleva Dion Fortune, questo mi sento di dirlo, ed è per questo che ho intrapreso un percorso parallelo, diciamo così, proprio per trasmettere quello che è l'essenza, quello che lei voleva, quello che doveva essere riemerso, rinato. È un po' come se appunto sulle ceneri stesse rinascendo qualcos'altro. Questa è una premessa, è quello che ci ripromettiamo di fare, ecco, sperando di farlo al meglio. Bene, sei stata molto chiara. E le domande, insomma, magari ne ho persa qualcuno, però direi che ci siamo, abbiamo fatto l'orario ormai. Io ti ringrazio tantissimo a nome della Società dello Zolfo, di tutti i nostri soci, di tutte le persone che ci seguono, perché è stato interessantissimo ascoltarti. Quindi grazie davvero di cuore. Grazie a te. Grazie. E sei a questo punto invitatissima, vedremo quando si riuscirà a concretizzare magari un secondo incontro più avanti dedicato alla Cabala Mistica, dato che abbiamo visto che c'è stato molto riscontro. E per tutto il resto io saluto tutte le persone che sono in ascolto, vi ringrazio ancora come sempre del supporto che ci date. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, dove ci sono tutte le vecchie conferenze, e presto, nei prossimi giorni, vi daremo altre novità. Vi saluto a tutti. Ciao a tutti, grazie ancora Silvia. Grazie Dorian, grazie a tutti. Una buona serata.